Luglio, perché ho accumulato un po' di cose, molti molti prodotti di cui voglio parlarvi e qualche accessorio, ma iniziamo subito e non ci perdiamo in chiacchiere inutili come sempre. E voglio parlarvi innanzitutto di questo kit che arriva da questo sito, ve lo lascio scritto qui sotto. È un kit da viaggio, devo dire molto utile, dove all'interno praticamente c'è un gel doccia di questa marca che io non conoscevo assolutamente, Cloran, credo sia una cosa del genere, è un gel doccia molto molto delicato, fa una schiumetta anche questa delicata, e all'interno non ci sono parabeni e fenoxietanolo. Uno shampoo all'interno idratante che non fa proprio al caso mio perché ho i capelli grassi, però devo dire che nei momenti di mare in cui avevo i capelli molto molto secchi mi ha aiutato tantissimo, perché è uno shampoo alla vena, quindi non solo idratante ma è molto delicato anche per la cute. Infatti l'ho fatto provare a mia madre che ha la cute irritata e si è trovata benissimo. Anche questo è della marca Cloran. C'è un detergente un'acqua micellare di Cloran che io ho adorato, quindi tra i preferiti in realtà di questo mese ci metterei questa qui, che purtroppo è solo un piccolo campioncino e l'ho adorata, strucca da Dio, ma proprio, cioè, ne basta poca e strucca tutto. Io mi ci sono trovata molto molto bene ed è questa che metto tra i preferiti di questo mese. Purtroppo era un campioncino e l'ho utilizzato proprio poco per non farlo sprecare. Da questo sito ho preso anche l'olio di argan bio 100% puro, Belift Argan, che è una marca che ovviamente penso che conosciate tutti ormai, ed è molto buono perché rispetto agli altri oli che puzzano un po', perché l'olio di argan puzza un po', questo invece si mantiene molto delicato come fragranza, e la metto sui capelli, sulle lunghezze, per idratare un pochettino. Allora, queste erano, diciamo, le cose che ho preso su questo sito. Passiamo adesso, un attimo, ora che sposto tutto e ho perso anche l'acqua micellare. Poi andiamo avanti e passiamo alla cura del viso, quindi la skin care. Ho utilizzato ultimamente, in tutto questo mese, compreso anche quello di luglio, dei prodotti della marca Amore per la pelle. Allora, Amore per la pelle è una marca assolutamente made in Italy. Una ragazza mi ha contattato per informarmi, insomma, che aveva prodotto questi cosmetici, e io le ho chiesto gentilmente se voleva mandarmi qualcosa in modo tale da poterli provare e recensire. E ragazze, non me l'aspettavo assolutamente, io non, ve lo giuro, non me l'aspettavo di trovare e di provare dei prodotti così eccellenti. Sono a livelli superiori, cioè sono dei prodotti davvero validi. Mi è arrivata la lozione tonica, l'estratto di abete rosso e oliva per tutti i tipi di pelle, il latte detergente estratto di moringa, sempre per tutti i tipi di pelle, dopodiché ho ricevuto il siero viso normalizzante con acido salicilico e aloe, il contorno occhi con collagene vegetale e fitocomplesso attivo, e infine la crema viso anti-age, cellule staminali della mela svizzera e acido ialuronico. Allora, partiamo dal fatto che tutti quanti sono, come vi ho detto, degli ottimi prodotti. Li ho utilizzati così come li vedete, nel senso che latte detergente, tonico, siero viso, contorno occhi e crema, e la mia pelle è migliorata tantissimo. La cosa che mi è piaciuta di più tra questi prodotti credo sia proprio il contorno occhi, che è fantastico, cioè un contorno occhi divino, e poi i profumi sono meravigliosi. Vi lascio giù nell'info box tutte le informazioni al riguardo se volete informarvi. Vi ho fatto già un video che dovrà ancora uscire sulla mia skincare, dove vi faccio vedere i prodotti in azione, così vi potete rendere conto effettivamente di questi prodotti qua. Se preferiti metto anche questo profumo, che è della Iodeima, credo si pronunci così, che è Seduction.
Allora, se non mi sbaglio e se lo fanno ancora fare, se andate sul sito di questi profumi, vi iscrivete. Avete la possibilità di ricevere a casa un campioncino di quello che volete voi, dei loro profumi, che sono ispirati a tutti i profumi originali, per esempio Dolce & Gabbana, Alien. Ovviamente a fianco al nome c'è scritto il profumo a cui è ispirato. Voi ve lo scegliete e vi arriva a casa. Dovrebbe essere proprio di questa grandezza qua. Questo mi è stato regalato, non mi è stato inviato, non l'ho preso dal sito. Io dal sito loro ho presi The One di Dolce & Gabbana, che gli somigliava e era leggermente più stucchevole rispetto all'originale, però devo dire che sono molto ottimi e durano tanto sulla pelle. Passiamo a un altro prodotto per il viso e poi basta. Passo ai prodotti per capelli. Sto guardando di canto. Ma quella parte è chiusa e sto grondando. Allora, un'altra acqua micellare che ho comprato da Eccoverde un po' di tempo fa. Devo dire che quest'acqua, che è della Bio Season, acqua micellare alla frutti di ibisco, una cosa del genere. Sì, è kiwi, è estratto di kiwi. È molto buona per la pelle grassa. Strucca bene, strucca una meraviglia. Però l'unica cosa che non sopporto è l'odore, è troppo fragoloso, è insopportabile. Adesso mi sono abituata, però per chi non adora i profumi stucchevoli, questo è troppo stucchevole. La metto nei preferiti perché strucca veramente bene. Prodotti per capelli, ve ne faccio vedere due, sempre presi da Eccoverde, che è questo spray, che è uno spray, credo, Conditioner Leave-In alla rosa, che dovrebbe essere un protettore per capelli, cioè un protettore dal calore, e in più dovrebbe essere tipo una specie di balsamo non risciacquabile, una cosa del genere. E buono perché toglie tantissimo il crespo dei capelli, cioè soprattutto quando avete i capelli tipo così, tutti elettrizzati, tutti vaporosi. Questo elimina proprio la vaporosità dei capelli e li rende molto più ordinati. Ne basta poco perché se esagerate appiccica un pochettino i capelli. Io lo utilizzo prima della piastra e devo dire che fa il suo effetto. Qui comunque un protettore dal calore, quindi serve sempre. Insieme a questo ho preso una maschera per capelli che ho pagato pochissimo, cioè l'ho pagata tipo 4,90 euro, una cosa del genere. E ragazze, è fantastica, è una maschera ottima, veramente. Questa è un, vediamo se riesco a capire perché è in tedesco e dovrebbe esserci la spiegazione, spero in italiano. No, non c'è. Buona, buona, buona. A parte che è un profumo ottimo e l'adoro come maschera, non rende i capelli per niente pesanti. Allora, è ottima perché i capelli grassi sopra e sotto secchi. È la fine del mondo perché non li appesantisce. Mi piace veramente, veramente tanto. Poi ve li faccio vedere tutti bene da vicino, ma soprattutto vi metto il link. Anche questo super promosso di questo mese. Poi passiamo agli accessori, non ne sono molti, e voglio farvi vedere assolutamente questa borsa di cui mi sono letteralmente innamorata. Cioè, è pazzesca, è bellissima. L'ho presa da Stradivarius. Sapete che è una cosa simile, se non uguale, l'ho vista su Shein, sul sito di Shinside, forse è proprio identica. E costava tipo una ventina di euro, l'ho pagata 17 da Stradivarius e ve lo giuro, è bellissima, meravigliosa, mi piace proprio tanto, ha la tracolla ovviamente, e lo metto tra i preferiti, anche questa qui, insieme poi a un altro accessorio che sono delle scarpe ballerine classicissime di H&M, e anche questo è in velutino che non vedo l'ora di utilizzare sotto le gonne, sotto i pantaloncini, adesso che non fa né troppo caldo né troppo freddo, cioè oggi fa proprio caldo, però la sera presa mi inizia a far freschetto, quindi è buono mettere qualcosa del genere. I miei preferiti credo siano totalmente finiti, sì, spero di sì, e niente, spero che insomma questo video vi sia stato utile, vi abbia detto qualcosa di interessante per voi, per la vostra cura della pelle. Niente, lasciatemi tanti pollici in su se il video vi è piaciuto, vi raccomando iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io vi aspetto su Instagram, cioè ragazzi, io ho Instagram, vi aspetto lì, non vi iscrivete, su.
sto sempre aggiornato, cioè ci teniamo di più in contatto lì, visto che qui magari non pubblico spesso video, però le foto le pubblico spesso, di più di Facebook e di altri social, su Instagram ci sto tantissimo, quindi vi raccomando, venitemi a seguire. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!